fatica. Bravi! È meno quindi che non metterò tanto solo sì tanto prendi solo il microfono. E poi ci posso registrare qualcosa? Gentili amici, buonasera, trasmettiamo questa sera la Supercoppa Valsassinese edizione che si disputa qui al campo sportivo della Rotoria di Barzio. Nel primo incontro si affrontano il Vialone, campione di Introbio, e il Pianlaca, campione di Barzio. Ovviamente 0-0 il parziale dopo 25 secondi di gioco, con il Pianlaca in possesso del pallone, con David, il lancio in avanti in direzione di Malang che controlla il pallone, l'appoggio per Ruotolo, cerchio di centrocampo, Pianlaca che effettua questo possesso palla. Vediamo il tocco adesso di Malang in avanti, guadagna la rimessa laterale sul settore destro del fronte offensivo della squadra in maglia arancione. Adesso c'è il contrattacco però da parte dei giocatori ospiti, tutto regolare, e quindi c'è la copertura di David. Vediamo che poi la rimessa laterale sarà in favore del Pianlaca con Touré. Il lancio in avanti in direzione di Mattia Rigoni viene fermato dai giocatori del Vialone che provano a ripartire adesso. Vediamo poi Ciresa a caccia del pallone e poi c'è il contrattacco della formazione del Vialone, fa buona guardia dietro Davide che spazza via il pallone, e poi il contrattacco adesso del Pianlaca, pallone troppo lungo per Touré, non può essere raggiunto, e quindi la rimessa in gioco in favore del Vialone. Ora sempre Ciresa, poi il passaggio in direzione di Ferrari, si riparte all'indietro con Di Salvo, avanza verso il cerchio centrale sempre Di Salvo, contrastato adesso da Ruotolo. Vediamo il Pianlaca rubare il pallone adesso con Touré, l'apertura per Malang dalla parte opposta, vediamo, alza un pallone a campanile, vince un paio di rimpalli, il servizio per Mattia Rigoni che con il pallone che però termina a fondo campo, quindi 0-0 il parziale, nulla di fatto dopo due minuti di gioco. Ricordiamo a beneficio di coloro che si mette all'ascolto in questo istante che nel corso della Supercoppa i minuti di gioco saranno 15 per tempo, saranno partite da 30 minuti. Manovra il pallone adesso la formazione del Vialone, c'è un lungo lancio in avanti, però c'è il Pianlaca che porta via il pallone, tenta adesso l'affondo con Touré, scambia con Malang, pallone fuori, rimessa laterale in favore del Vialone, dicevo delle maglie, entrambe le squadre hanno la maglia ufficiale di colore giallo e quindi uno ha dovuto cambiare casacca, è toccato ovviamente al Pianlaca, padrone di casa, che indossa una casacca arancione. Vediamo adesso che c'è il fallo di Malang, è stato commesso ai danni di Alessandro Buzzoni, l'arbitro ha fermato il gioco comandando il calcio di punizione in favore del Vialone con il pallone che è collocato nella metà campo del Vialone, è Di Salvo pronto sul punto di battuta, poi cede l'incarico al compagno Alessandro Buzzoni che prende una breve rincorsa, pallone in avanti ma mira sbagliata e sfera che termina abbondantemente a fondo campo per un nulla di fatto. 0-0 il parziale, il portiere del Pianlaca Luciano Canepari va adesso ad effettuare il calcio di rinvio, pallone che viene giocato ora dal Pianlaca, vediamo Mattia Rigoni che cerca di entrare nell'area avversaria, non ci riesce, poi c'è il portiere Cantardini che riesce a sbrogliare la matassa, il servizio è in avanti per Ciresa, va alla conclusione,
ma la mira anche in questo caso è sbagliata e il pallone è terminato fuori dal rettangolo di gioco per un nulla di fatto quando siamo quasi al minuto numero 4 nel corso di questo primo tempo. Riparte adesso il Pian Lacà, adesso c'è Touré in avanti per Mattia Arrigoni, fermato, vediamo il contrattacco con Cirese, fermato dall'intervento di Ruotolo che comunque concede una rimessa laterale in favore del Vialone battuta da Di Salvo, pallone che poi è all'indietro, ancora un lancio in avanti, sempre Vialone in possesso di palla con Marcis, scambia il pallone con il compagno Ferrari, Simone, poi contrattacco adesso del Pian Lacà con Malanga, zona tiro, la parata del portiere Tantardini, poi ancora il Vialone che si salva, attenzione, porta vuota, tiro, sbaglia la mira, ha sbagliato Malanga a porta vuota, sembrava fatta ma poi ha sbagliato la mira e quindi prima azione pericolosa della partita per il Pian Lacà che ha appunto sfiorato la rete del vantaggio con il pallone che poi è stato calciato fuori da Malanga, buona posizione. Dalla parte opposta è il Vialone che si porta in avanti ma il pallone è terminato fuori dal rettangolo di gioco per un nulla di fatto e quindi è ancora il Pian Lacà a manovrare con Simone Davide che riparte dalla propria linea difensiva, controlla il pallone, un lancio in avanti, vediamo l'uscita del portiere Tantardini sulle quale c'è evidentemente il fallo di Malanga, quindi l'arbitro ferma prontamente il gioco e appunto per sincerarsi delle condizioni dei giocatori che sono rimasti coinvolti in questo scontro di gioco. Vediamo che il portiere del Vialone Tantardini si rialza prontamente e vediamo anche Malang che è rimasto a terra nel corso di questo scontro. Vediamo che forse si rialza in questo istante, sì, in effetti è così, quindi gioco che è stato sospeso. È stato un po' duro lo scontro tra i due giocatori, però tra gli applausi del pubblico ecco che si rialza anche Malanga, quindi la partita può appunto riprendere. Tutto questo quando siamo giunti, gentili amici teleradio ascoltatori, al minuto numero 6 e mezzo nel corso del primo tempo sul parziale di 0-0. La ripartenza adesso della formazione del Vialone che riparte con Di Salvo, vediamo il pallone giocato dal Vialone, c'è il pressing molto alto da parte del Pian Lacà con il pallone che termina fuori, rimesso in gioco per il Vialone, battuta da Di Salvo, scambia il pallone in avanti con Ciresa, ancora Di Salvo entra nel cerchio centrale, un lancio in avanti sbagliato, il contrattacco da parte del Pian Lacà con Malanga, avanza, zona tiro, le finte, poi il passaggio in avanti per nessuno, il pallone terminato fuori dal rettangolo di gioco, tutto questo quando abbiamo superato anche il minuto numero 7 nel corso del primo tempo sul parziale fermo su quello di partenza, ovvero lo 0-0, ripartenza da parte del Vialone, della propria linea difensiva, pressing molto alto da parte del Pian Lacà, pallone giocato in avanti dal Vialone, vediamo il lancio in avanti è per Ciresa, viene fermato dalla parte opposta, si lotta poi Davide, spazza via in avanti è per Mattia Arrigoni, vediamo l'apertura per Touré, il pallone fuori, rimessa laterale sempre in favore del Pian Lacà, Touré per Ruotolo, Malang, zona tiro, lo effettua e poi c'è una deviazione e la parata da parte del portiere Tantardini che riesce a neutralizzare, effettua il rilancio in avanti, poi Davide fa buona guardia, recupera il pallone Touré, avanza Touré, zona tiro, lo effettua, poi c'è la ribattuta che è stata effettuata da Marcis e quindi il Pian Lacà riconquista il pallone ancora con Malanga, zona tiro, lo effettua e la palla colpisce il montante, avrebbe forse meritato miglior fortuna il giocatore del Pian Lacà. La palla è terminata fuori per la rimessa in gioco in favore della formazione del Vialone che indossa la consueta casacca gialla, rimessa in gioco battuta in questo istante, prova lo scatto Ciresa, mette giù il pallone, David fa buona guardia e poi con Ruotolo riesce ad allontanare questo tentativo d'attacco, ma ancora Ciresa a rubare il pallone, vediamo poi un lancio in avanti ancora da parte del Vialone, il tiro e poi c'è la deviazione sbagliata che viene effettuata da Ciresa.
con il pallone che è terminato fuori dal rettangolo di gioco. Tutto questo quando siamo abbondantemente oltre la metà della prima frazione e il punteggio è sempre fuori di partenza, ovvero 0-0. Rimessa laterale ora in favore ancora della formazione del Gallone, il lancio in avanti in direzione di Ciresa, poi c'è David che mette fuori il pallone, concedendo comunque la rimessa laterale in favore del Gallone che sta attaccando sul settore destro del proprio fronte offensivo. Seguiamo gli sviluppi appunto di questo tiro della bandierina, già battuto in maniera molto veloce, zona tiro, poi c'è l'intervento di Ruotolo che mette fuori il pallone, ma Vialone che rimane comunque in attacco e sarà adesso con Di Salvo che verrà battuto alla rimessa laterale. Il pallone giocato in avanti in direzione di Ciresa, ancora Di Salvo, vediamo il tentativo personale, poi c'è Ruotolo che allontana il pallone in combinazione con Davide, l'arbitro ferma il gioco e assegna il calcio di punizione in favore del Pianlacà perché il Vialone ha commesso una scorrettezza in fase offensiva. Tutto questo quando siamo al decimo minuto nel corso del primo tempo, gentili amici all'ascolto, sulla parziale di 0-0. Calcio di punizione battuto da Davide in avanti, il colpo di testa di Mattia Rigoni con il pallone che è terminato fuori dal rettangolo di gioco e quindi anche in questo caso non di fatto con il risultato che è sempre fermo sullo 0-0, condizioni meteo che non sono le migliori in questa serata. C'è un po' di alternanza tra pioggia e anche qualche temporale. Ruotolo allontana il pallone, il servizio per Mattia Rigoni viene fermato poi dal pronto intervento di Marcis che tocca il pallone fuori, la rimessa laterale in favore del Pianlacà, palla per David, vediamo se si intende con Touré, non si intende perché il giocatore di origini maliane non riesce a tenere il pallone in campo e quindi è Di Salvo che può fare ripartire il Vialone con la rimessa in direzione di Ciresa. Il pallone però viene calciato fuori e quindi niente da fare anche nel corso di questa azione, non si sblocca quindi il parziale che è sempre fermo sullo 0-0 di partenza. Pallone giocato in avanti dal Vialone ora, vediamo il lancio di Di Salvo per Ciresa, fa buona guardia Davide che allontana, il servizio è per Ruotolo e poi Malang entra nel cerchio di centrocampo, il passaggio per Touré è sbagliato. Non si intendono i giocatori del Pianlacà. La ripartenza adesso del Vialone con Marcis, un lancio troppo lungo per Ciresa che non può tenere in campo questa sfera e quindi altra azione che termina fuori per quanto riguarda il Vialone. 0-0 il parziale, intanto si continuano a vedere dei lampi in lontananza e anche la pioggia che sta leggermente aumentando. Rimessa laterale ora in favore del Pianlacà perché c'è stato l'ultimo tocco della difesa del Vialone, rimessa in gioco battuta, vediamo Malanga in possesso di palla in palleggio, una rovesciata, poi Touré riesce a tenere in campo il pallone, poi Di Salvo lo allontana, il contrattacco che viene effettuato dal Vialone ma è Davide che fa buona guardia in difesa spazzando via il pallone. Il tiro adesso che viene effettuato da Di Salvo con il pallone che termina fuori. L'azione più pericolosa della partita è stata effettuata dal Pianlacà con Malang con un tiro dalla distanza che ha colpito il montante. Quindi si riparte ora con l'azione del Pianlacà con Ruotolo con il pallone che termina fuori proprio a ridosso della nostra postazione cronaca. Rimessa laterale che dovrà essere battuta adesso dal Pianlacà con Ruotolo. Battuto il pallone in avanti per Mattia Rigoni che subisce anche una scorrettezza, quindi l'arbitro interrompe il gioco e va a comandare il calcio di punizione in favore del Pianlacà. Tutto questo quando stiamo entrando nel minuto numero 13 nel corso del primo tempo, sul parziale ancora fermo sullo 0-0, Malang e Touré sul pallone, quindi azione abbastanza pericolosa, potenzialmente questa per quanto riguarda il Pianlacà, azione da palla inattiva, parte il Pianlacà, parte la conclusione, ma c'è Touré che va a sbagliare la mira, quindi il pallone viene scagliato direttamente a fondo campo per un nulla di fatto. Quindi un minuto e mezzo alla fine del primo tempo più eventuale recupero che ci sarà per quanto riguarda l'infortunio corso a Malang in seguito a uno scontro con il portiere Tantardini del Vialone.
all'attacco adesso del Vialone, ma c'è la copertura difensiva da parte di Malagna che mette il pallone fuori. La rimessa laterale sempre per il Vialone sul settore sinistro del campo, esattamente nella parte opposta rispetto alla nostra postazione microfonica. Non si sblocca il punteggio, squadre che stanno badando soprattutto a non scoprirsi. Intanto il pallone viene recuperato in questo istante e quindi la partita può andare avanti con il tentativo che viene effettuato dal Vialone, poi spazza Davide il pallone, adesso ancora a ruotolo per Malang, poi il Vialone cerca di recuperare il pallone ma è Malang che riesce ad avere la meglio nel confronto con Buzzoni, poi ruotolo tocca il pallone fuori e concede comunque la rimessa laterale in favore del Vialone con il pallone che viene posizionato all'altezza della linea mediana, battuta la rimessa laterale, vediamo questo tentativo del Vialone ma poi c'è ruotolo che va ad allontanare il pallone concedendo comunque la rimessa laterale in favore del Vialone, battuto il pallone, attenzione, porta vuota, rete, la rete del Vialone e viene effettuata esattamente da Buzzoni, quindi cambia il punteggio al 14° minuto di gioco, quindi Buzzoni Alessandro che va a segno, quindi Vialone 1, Pian la K 0, è stata una azione di rimessa e quindi Vialone che si è portato in vantaggio, fischia alla fine il direttore di gara e quindi il Vialone ha sfruttato praticamente l'unica palla al gol costruita nel corso del primo tempo per portarsi in vantaggio. Adesso ci prendiamo una pausa e poi racconteremo il secondo tempo. Ricordiamo, si va al riposo con il parziale di Vialone 1, Pian la K 0, decide la rete realizzata da Alessandro Buzzoni al 14°. Bene, ricomincia la partita, ricomincia il secondo tempo tra Vialone e Pian la K. Siamo andati al riposo con il Vialone in vantaggio per una rete a zero. Adesso si riparte con il Vialone in avanti, il tentativo di Ciresa fermato dal colpo di testa di Davide, poi altri colpi di testa, prova Malang, va alla conclusione, tiro molto potente ma dalla distanza e non riesce a centrare lo specchio della porta. Ricordiamo per quanto riguarda il minutaggio sono partite, nel senso che si gioca il triangolare da un quarto d'ora per tempo, quindi partite da mezz'ora. Pallone recuperato dal Pian la K, vediamo Touré prova a portarsi in avanti, non riesce Arrigoni poi a controllare il pallone, quindi è Di Salvo che può recuperare la sfera e far ripartire la formazione in maglia gialla. Quindi battuto il pallone in avanti, ancora Vialone, Ciresa a caccia del pallone, lotta con ruotolo, sempre Ciresa in possesso di palla, pressing del Pian la K, c'è poi l'intervento di Touré a rubare il pallone, l'apertura adesso per Malang, vediamo fermato dal Vialone che poi parte in contropiede, situazione di 3 contro 2, tiro a rete, ancora è il raddoppio di Alessandro Buzzoni, quindi due reti realizzate dal numero 3 del Vialone. E quando siamo al primo minuto della ripresa cambia il punteggio, adesso Vialone 2, Pian la K 0, azione in ripartenza in contropiede e il Vialone ne ha approfittato, situazione di 4 contro 1 che è stata perfezionata al meglio con il Pian la K sbilanciato in avanti. Adesso ancora il Pian la K che si porta in avanti, Touré riesce a vincere un rimpallo, a guadagnare la rimessa laterale, scambia con Malang, viene fermato. Poi ancora il Vialone che riparte in contropiede, adesso sulle ali del vantaggio, la squadra in maglia gialla che attacca ancora con Buzzoni, vediamo che effettua un lancio in avanti, il pallone è sbagliato e quindi deve ripartire ora il Pian la K e deve anche fare presto perché c'è poco tempo per capovolgere l'esito dell'incontro che a questo punto è sfavorevole alla squadra in maglia arancione, anche se ha giocato meglio nel primo tempo, a file di sirena ha incassato la rete dello svantaggio e quindi si trova anche in una situazione psicologica oltre che dal punto di vista del punteggio abbastanza negativa. Prova Malang a recuperare il pallone, non ci riesce, se lo trascina fuori, la rimessa laterale in favore del Vialone con Di Salvo che va a recuperare il pallone, l'appoggio in avanti è per Ciresa, il colpo di testa a prolungare il pallone in avanti, con la conclusione di Ferrari il pallone è terminato sul fondo. Riparte il Pian la K con Davide dalla propria linea di difesa, il passaggio in direzione di Touré che avanza verso il cerchio di centrocampo,
c'è poi una svirgolata con il pallone che termina fuori, quindi rinvio da fondo campo in questo caso in favore del Vialone. Intanto abbiamo superato anche il terzo minuto di gioco. Rimessa laterale per la formazione in maglia gialla, l'autore delle due reti Alessandro Buzzoni, pronto a battere questo pallone, cerca un compagno libero cui servire la sfera, l'appoggio è per Ciresa, sempre il Vialone in avanti, poi perde il pallone e quindi il Pialaca ritorna in possesso della sfera. Se ne vanno secondi preziosi, se il Pialaca vuole riaprire la partita deve fare qualcosa di più, soprattutto in avanti, perché ha iniziato il secondo tempo in maniera negativa, concedendo il raddoppio in contropiede al Vialone, e quindi anche dal punto di vista psicologico questa può essere una mazzata abbastanza pesante. Pallone che viene rimesso in gioco dal portiere Tantardini, che effettua il calcio di rinvio. Il pallone recuperato da Malang di testa, il servizio è per Ture, mette giù il pallone, l'appoggio per Mattia Rigoni, zona tiro, lo effettua. C'è la deviazione da parte del portiere Tantardini che va a concedere il calcio d'angolo in favore del Pianlacà. Lunetta di destra del fronte offensivo della squadra in maglia arancione. Salgono tutti in attacco, qui potrebbe essere pericoloso scoprirsi, poi il pallone alzato, ancora vediamo un rimbalzo, ruotolo, poi Touré che lo recupera, una mischia, un salvataggio e poi c'è il portiere Tantardini che riesce a far sua la sfera e la ripartenza da parte del Vialone, vediamo che poi c'è il fallo che è stato commesso da Malang. L'arbitro ferma il gioco e va a comandare la punizione in favore del Vialone. Le squadre hanno diversi giocatori in panchina, ma non sono stati effettuati cambi fino a questo momento. Abbiamo superato anche il quinto minuto di gioco e il parziale è di 2-0 in favore del Vialone. La punizione è battuta in questo istante, il pallone è in avanti. Sempre Vialone che raccoglie la sfera, poi Di Salvo se la trascina fuori. La rimessa laterale in favore del Pianlacà con Touré che recupera il pallone. Lo scambio con Ruotolo, ancora Touré, avanza Touré, resistono, carica, va al tiro, poi l'arbitro arresta il gioco e va a concedere il calcio di punizione in favore del Pianlacà, giusto perché non si è concretizzato il vantaggio. E quindi calcio piazzato adesso in favore della squadra in maglia arancione che è sotto di due reti. A poco più di 9 minuti per cercare di fare qualcosa nel tentativo di rientrare in partita. La punizione è affidata a Ruotolo, la rincorsa di Ruotolo, il pallone poi allontanato di Puglio dal portiere Tantardini, poi il contrattacco che viene tentato dal Vialone con Ferrari, non riesce ad andare via, poi dalla parte opposta c'è un fallo ai danni di Mattia Rigoni. Azione forse da cartellino giallo, azione da moviola e calcio di punizione comunque in favore del Pianlacà. Posizione abbastanza interessante, defilata sulla corsia di destra e quindi da qui si può calciare direttamente in porta oppure cercare una traversone al centro dell'area di rigore del Vialone nel tentativo magari di sperare in qualche deviazione aerea. È pronto Mattia Arrigoni a battere il calcio di punizione, cercherà la conclusione con il sinistro, in effetti è così, il pallone è un po' troppo angolato e sfera che termina fuori. Ci stiamo avvicinando alla metà della ripresa, 2-0 in favore del Vialone. Pallone giocato in avanti dal Pianlacà, ma non c'è nessuno che può raccogliere la sfera. Davide riparte da dietro, scambia con Touré, Ruotolo fermato, palla fuori, rimessa laterale in favore della squadra in maglia arancione, che riparte, passaggio in avanti per Touré, vince un rimpallo, Touré, cerchio di centrocampo, pallone per Malang, Ruotolo fermato dall'intervento di Di Salvo. Rimessa laterale in favore del Pianlacà, battuta da Davidi, il pallone in avanti per Mattia Rigoni, esce il portiere e va comunque a concedere un calcio d'angolo, quindi tiro dalla bandierina
Non è così, perché l'ultima deviazione è stata del Pialacà, è stata evidentemente toccata dal portiere quando aveva già varcato la linea di fondo campo. Calcio di rinvio effettuato dal portiere Tantardini con il pallone giocato in avanti. Non riesce Ciresa a controllare il pallone, la sfera è terminata fuori e la rimessa laterale in favore del Pialacà. 7 minuti alla fine di questa prima partita, Bialone 2, Pialacà 0. Il colpo di testa di Di Salvo, pallone raccolto ancora dalla formazione in maglia gialla che prova l'attacco adesso con Ciresa, fermato dall'intervento di Davide, poi Touré mette giù il pallone, va ancora il Bialone a rubare il pallone, poi ruotolo, cerchio centrale, il passaggio in direzione di Malang, avanza, va al tiro da lontano, viene murato dall'intervento di Ferrari, poi la conclusione ancora da parte del Pialacà e la parata da parte del portiere. Vediamo adesso un numero di ruotolo, poi Malang riesce a vincere un rimpallo, attenzione, porta vuota, tiro, salvataggio, ancora Mischiarrete, ha segnato Mattia Arrigoni e quindi azione insistita. Riesce comunque il Pialacà ad accorciare le distanze. Ci sono state delle proteste dalla panchina del Bialone, ma sinceramente non abbiamo ravvisato delle scorrettezze in aria. Si è trattato di una mischia con un batti e ribatti e il pallone viene riposizionato all'altezza del cerchio centrale del campo. Vediamo che l'arbitro va a redarguire verbalmente la panchina del Bialone, perché ci sono state evidentemente delle proteste di troppo. Come ripeto, in presa diretta non abbiamo visto delle scorrettezze, poi anche sul monitor di servizio non abbiamo ravvisato scorrettezze nel corso del gol, scorrettezza che c'è stata adesso, quindi giusto l'intervento del direttore di gara che ha interrotto il gioco comandando il calcio di punizione in favore del Bialone. Ritorniamo sulla rete di Mattia Arrigoni, si è trattato di una normale azione confusa in aria, una palla vagante, una mischia, batti e ribatti, poi il tocco sotto misura di Mattia Arrigoni dopo che c'era stata una deviazione rimpallata sulla linea. Adesso il Bialone ancora torna in possesso di palla con Buzzoni, autore della doppietta che decide l'incontro. Il contrattacco da parte del Pianlacà, ora vediamo il passaggio in direzione di Touré, vince un paio di rimpalli, zona tiro, la palla attraversa tutto lo specchio della porta per terminare poi in fallo laterale. Pallone battuto ora, c'è forse un tocco di mano, non è così, tutto regolare, finisce a terra adesso un giocatore del Bialone, vediamo cosa decide il direttore di gara, ci sarà evidentemente un cartellino giallo. C'è stata un'ammonizione da parte del direttore gara, dovrebbe essere stato Ruotolo ad essere ammonito. Si sono scaldati un po' gli animi in questi minuti finali di partita. Ne mancano 4 alla conclusione. Bialone 2, Pianlacà 1. Vediamo che l'arbitro non ha dato il proprio consenso per ripartire. Marcis ha battuto ugualmente il calcio di punizione che deve essere ripetuto quando ovviamente il direttore di gara fischia. Pallone che viene battuto direttamente fuori a fondo campo, quindi risultato ancora in bilico poiché il punteggio è di 2-1. Il pallone giocato in avanti per Arrigoni, prova a girarsi, il tiro termina fuori, quindi niente da fare anche nel corso di questo tentativo offensivo. Palla che dovrà essere rimessa in gioco dalla formazione del Bialone con il portiere Tantardini, effettua il calcio di rinvio, poi Ciresa anticipato, vediamo Ferrari a caccia del pallone, ancora Ciresa, vediamo l'intervento da parte di Touré, adesso Malang mette giù il pallone, prova l'attacco adesso il Pianlacà con Malang in tre su di lui, vediamo le finte, dovrebbe forse passare il pallone, prova l'azione personale, vediamo il pallone non è uscito, dalla parte opposta è Touré, palla fuori, vediamo la rimessa laterale in favore della squadra in maglia arancione che sta provando l'attacco, Malang, tiro rimpallato, riesce a ripartire il Bialone allontanando il pallone, dalla parte opposta va il Pianlacà a recuperare il pallone con David, poco più di 2 minuti alla fine di questa partita. Pallone giocato in avanti adesso da Touré, vince un paio di rimpalli, poi c'è la difesa del
Vialone che riesce a guadagnare una rimessa laterale, anzi si tratta poi di un calcio di punizione perché evidentemente l'intervento di Touré è stato ravvisato falloso. Quindi siamo abbondantemente nel tredicesimo dalla ripresa, Vialone 2, Pian LH 1. Va adesso la battuta di questo calcio di punizione con Ciresa che riesce a tenere il pallone in campo. Vialone che rimane in avanti, guadagna la rimessa laterale, se ne vanno altri secondi preziosi. Adesso il pallone in area, intanto dobbiamo ringraziare anche la regia per il monitor di servizio che ci consente in tempo reale di vedere eventualmente delle azioni dubbie come è stato quello della rete del Pian LH dell'1-2 che ha riaperto la partita. Adesso l'attacco da parte del Vialone fermato, Ciresa dall'intervento di Touré che deve però ripartire, deve farlo anche in fretta. Il lancio è per Malanga, per nessuno però, perché riesce il Vialone a recuperare il pallone. Poi c'è un fallo perché è stato atterrato Malanga. L'arbitro ferma il gioco e comanda il calcio di punizione in favore del Pian LH. Tutto questo quando siamo nell'ultimo minuto di gioco per quanto riguarda la prima partita di questo triangolare dove si assegna la Supercoppa Valsassinese. Calcio di punizione. Vediamo da chi verrà battuto, vediamo che devono fare presto i giocatori in maglia arancione. Manca poco alla fine della partita, vediamo David, Mattia Rigoni sul pallone. La barriera a 3 del Vialone, potrebbe essere questa evidentemente l'ultima azione della partita. Barriera 3 da parte del Vialone, la rincorsa di David, il tiro fuori. Pallone che termina a fondo campo, adesso vedremo se ci sarà del recupero o no, perché è scaduto il tempo regolamentare. Ci sarà da recuperare qualcosa eventualmente per delle proteste. Rimessa laterale per il Vialone che guadagna spazio, guadagna un po' di metri. La rimessa laterale viene affidata adesso ai giocatori del Vialone che perdono qualche secondo. Ancora siamo di 30 secondi oltre il tempo regolamentare, ancora un intervento da parte del direttore di gara che arresta il gioco e va a comandare il calcio di punizione ancora per il Pian LH, due palloni in campo, uno deve essere allontanato. Il calcio di punizione deve essere battuto adesso dal portiere del Pian LH, pallone in avanti. Vediamo lo stacco aereo di Mattia Rigoni, fischia la fine il direttore di gara. Per quanto riguarda la prima partita, il Vialone batte il Pian LH per 2-1. Partita che viene decisa dalla doppietta di Alessandro Buzzoni, che è andato a segno a ridosso della linea, ovvero è andato a segno nei secondi finali del primo tempo per poi raddoppiare a inizio della ripresa, e poi il Vialone ha gestito il doppio vantaggio. Pian LH che è andato a segno con Mattia Rigoni, che è riuscito a segnare sugli sviluppi di una mischia. Quindi finale per quanto riguarda la prima partita, Vialone 2, Pian LH 1. Nella seconda partita si affronteranno Cortabbio e Pian LH. Tra poco. Riuscita a far palleggiante del portraccio. Raga, io ti potrei fare. Oh, ma arancio! Mattia! Arancio! Bene, riparte la Supercoppa Valsassinese, seconda partita della serata. Si affrontano Cortabbio e Pian LH. Parte in avanti il Cortabbio con Brambilla che riesce a vincere qualche rimpallo, poi l'intervento di Malang su di lui, lottano i due e il Cortabbio riesce ad avere la meglio con Melesi. Scambia adesso con Pali, il lancio in avanti che viene effettuato per il compagno dell'era. Pallone che viene calciato da Pali e il pallone termina fuori dal rettangolo di gioco. Fenomeno! Va a recuperare il pallone ora il Pian LH che per essere in corso deve necessariamente vincere questa partita.
Per quanto riguarda le supercoppe che si sono disputate qui sul rettangolo di gioco di Barzio, nella prima edizione ricordo un successo del Coldogna per 9-1 contro il Marcida, mentre nella seconda edizione disputata qui a Barzio vinse il Valicello sempre contro il Marcida ai tempi supplementari nel 2014. La rimessa in gioco in favore del Pianlacà, ruotola una finta, poi Pali allontana il pallone, la fuga del velocissimo Brambilla che non riesce però a controllare il pallone, sfera che termina a fondo campo e la ripresa del gioco sarà in favore del Pianlacà con il portiere Canepari, il tocco corto in direzione di Ruotolo, alzato il pallone in direzione di Malang, vince un paio di rimpalli, poi il passaggio per Mattia Rigoni, resiste a una carica zona tiro, l'effettua e poi la parata da parte del portiere Marongiu, che ha avuto un guizzo un po' strano, è riuscito ad allontanare la sfera. Vediamo ancora il tentativo del Pianlacà, adesso c'è addirittura un montante che viene colpito. Oh, Scabro! La formazione in maglia arancione, sfortunata, è al secondo e dopo averne colpito uno nella prima partita. Touré in possesso di palla, Melesi su di lui. L'apertura per Malang dalla parte opposta, prova l'azione adesso Malang sulla corsia di destra, è costretto poi a retrocedere, ancora Malang, le finte, vince un rimpallo, tiro e rimpallo con il pallone che è sempre in favore del Pianlacà con Ruotolo per la rimessa laterale. Salgono tutti i giocatori in maglia arancione nella metà campo opposta, poi è Mattia Rigoni che cerca di liberarsi nell'area avversaria ma il pallone è terminato a fondo campo. Nulla di fatto, 0-0 il parziale tra Cortabbio e Pianlacà. Va il portiere Marongiu a effettuare il calcio di rinvio, il colpo di testa di Ruotolo per allontanare la sfera. La rimessa in gioco è di Pali per Brambilla, non si intendono i due e quindi la rimessa laterale in favore del Pianlacà che riparte dalla propria linea di difesa. La rimessa in gioco battuta da David, in avanti c'è il colpo di testa di Melesi, poi allontana Pali e quindi il contrattacco del Cortabbio con Brambilla, pallone nella metà campo del Pianlacà, ancora formazione del Cortabbio con Medesi, vediamo Touré riuscire a riconquistare il pallone, il contrattacco da parte del Pianlacà con Touré, il tiro e la parata tranquilla da parte del portiere Marongiu. Ruotolo recupera il pallone, il tiro, ancora la parata del portiere Marongiu che riesce ad allontanare il pallone, sfera che termina in calcio d'angolo, tiro dalla bandierina, il colpo di testa, rete da parte di Touré, ha segnato il Pianlacà al terzo minuto, il colpo di testa vincente di Touré e quindi Pianlacà che si porta in vantaggio, quarto minuto e quindi sarà ora il Cortabbio a rimettere il pallone in gioco, cosa che avviene in questo istante. Il pallone giocato da Pali all'indietro per il portiere Marongiu che effettua il passaggio in avanti sbagliando tutto e la rimessa in gioco sarà in favore del Pianlacà. La rimessa in gioco viene affidata a Simone Davide che recupera il pallone, cerca un compagno libero cui appoggiare la sfera, vediamo il colpo di testa di Medesi che allontana poi il ruotolo, lo tiro ribattuto, ancora Malang in zona tiro, il passaggio è per Ruotolo all'indietro, il contrattacco da parte della formazione del Cortabbio fermato per l'intervento di Ruotolo, poi va a terra Malanga, tutto regolare, regola del vantaggio, ancora Malanga, Ruotolo, cerchio di centrocampo, il passaggio in avanti per Arrigoni che è libero, l'uscita del portiere che allontana, poi il tiro di Malanga e termina a lato. Bella questa azione del Pianlacà che ci pare avere cominciato con più piglio offensivo questa partita, deve d'altronde riscattarsi per aver perso la prima partita contro il Vialone se vuole nutrire ancora speranze di successo nella Supercoppa Valsassinese. L'attacco adesso del Cortabbio che guadagna comunque un calcio piazzato, pallone che verrà collocato a circa una quindicina di metri dalla porta del Pianlacà con i giocatori del Cortabbio pronti a battere il calcio di punizione, quindi Emelesi pronto sul punto di battuta, la barriera 2 predisposta dai giocatori
del Pian Lacà, nel tentativo evidentemente di opporsi al calcio di punizione. Parte Melesi, la rincorsa, il tiro, rete! Quindi pareggio del Cortabio al sesto minuto, ha segnato Melesi portando il punteggio sull'1-1, quindi 1-1 il parziale. Tutto da rifare, palla al cerchio di centrocampo e pallone che viene rimesso in gioco dalla squadra in maglia arancione con Malang che prova l'azione personale, sbaglia tutto, perde il pallone e sfera che viene rimessa in gioco dal Cortabia ancora con Melesi in avanti, allontanato il pallone, poi ruotolo, il contrattacco con Malang, retrocede però il Cortabia a protezione della propria metà campo. Il passaggio in direzione di Touré, contrastato da Pali, se ne va Touré, il tiro, la palla termina a fondo campo, bella l'azione in velocità da parte del giocatore di origine maliane del Pian Lacà, non ha azzeccato però la mira. Tutto questo quando siamo giunti al settimo minuto di gioco, gentili amici teleradio ascoltatori, il punteggio è di 1-1, l'attacco ancora del Cortabio con Melesi, zona tiro, poi c'è ancora il passaggio per Brambilla, lato corto dell'area, Brambilla, giocatore che ha doti di velocità e cerca di sfruttarle, ma dall'altra parte Malan risponde con attacco in velocità, vediamo ancora Malan, perde il pallone, vediamo che poi c'è una scorrettezza, il fallo di Mattia Arrigoni ai danni di Paroli e quindi calcio di punizione in favore del Cortabio con il pallone che viene posizionato abbondantemente nella propria metà campo. Pallone giocato all'indietro, il portiere Marongiu che effettua il rinvio in avanti, direttamente la palla viene controllata dall'altro portiere Luciano Canepari che effettua il calcio di rinvio, il pallone che viene fatto terminare fuori dal portiere Marongiu. Guadagna pertanto la rimessa dal fondo, tutto questo quando abbiamo superato il minuto numero 8 nel corso del primo tempo, 1-1 il parziale, Pali per il Cortabio perde il pallone, ma l'angolo recupera, l'apertura adesso per Ruotolo, cerchio di centrocampo, il passaggio rugbistico però in direzione di Malang che perde il pallone, il contrattacco del Cortabio con Melesi, sfera che termina fuori, la rimessa laterale questa volta sarà in favore del Pian Lacà con David che recupera il pallone, scambia con Touré, gira il pallone al centro, fa buona guardia Pali che allontana la sfera, poi c'è il colpo di testa di Paroli, il contrattacco da parte del Cortabio con Pali in possesso di palla, c'è un'entrata un po' scordinata su Ruotolo che reclama il calcio di punizione che però non viene accordato dal direttore di gara, il rinvio del portiere Canepari direttamente dalla parte opposta, quindi anche in questo caso il tentativo offensivo da parte del Pian Lacà si è esaurito, dalla parte opposta si lotta, la rimessa laterale in favore del Pian Lacà, pallone che è terminato fuori, vediamo Touré che deve recuperarlo, guadagna furbescamente qualche secondo Pali per il Cortabio e il Pian Lacà può adesso battere la rimessa laterale con David che prende una prendatemi un tempo per cercare qualche compagno in avanti, pallone battuto malamente, quindi può contrattaccare il Cortabio, vediamo, poi c'è una pallonata su un tentativo di Malang, finisce a terra Brambilla, non è stato uno scontro di gioco ma semplicemente una pallonata, pallonata anche molto forte, tant'è che Brambilla rimane qualche secondo a terra ma adesso riesce a rialzarsi, quindi la partita può andare avanti, non ci sono stati cambi né da una parte né dall'altra, va adesso il Pian Lacà a rimettere il pallone in gioco, tutto questo al minuto numero 10 della prima frazione, è David per la rimessa in gioco, scambia con Mattia Arrigoni che vince un rimpallo, allontanato il pallone, ci sono forse un po' di tentativi al limite della regolarità, tutto regolare però. Riparte adesso il Pian Lacà con Ruotolo per battere questa rimessa laterale, la battuta di Ruotolo all'indietro per David che poi appoggia in direzione di Malang, riesce ad andare via Brambilla, la corsa di Malang, il numero, il tiro ribattuto da Melesi,
quindi sfida tra giocatori da elevate potenzialità atletiche, tant'è che il Pialaca guadagna comunque una rimessa laterale in piena zona d'attacco, controfallo poiché la rimessa in gioco viene battuta in maniera irregolare da Malang, e quindi sarà il Cortabio a rimettere il pallone in gioco. Tutto questo con Mattia Melesi che batte l'indietro per il portiere Marongiu, il quale scambia ancora con Melesi, lunga sventagliati davanti a cercare lo scatto di Pali che mette giù il pallone, poi Touré al meglio in difesa va comunque a concedere la rimessa laterale in favore del Cortabio sul settore destro del proprio fronte offensivo, tanto deve essere rimesso in gioco un altro pallone. Vediamo ancora il tentativo con Brambilla, poi Pali prova la conclusione, palla fuori, ripartenza del Pialacà, cambio intanto volante, è entrato in campo Malugani con il numero 9 che va a schierarsi in attacco. Colpo di testa adesso di Melesi, vediamo che l'arbitro ferma il gioco e va a comandare un calcio di punizione evidentemente in favore della squadra in maglia azzurra che ha effettuato il primo cambio. È stata battuta la rimessa in maniera fallosa, vediamo il Cortabio ora ripartire con Malugani che non riesce a tenere in campo la sfera. Vediamo adesso Ruotolo per la ripresa del gioco, pallone lanciato in avanti ma fa buona guardia a Medesi che lo allontana, prova poi Brambilla a portarsi in avanti, guadagna la rimessa laterale, scambia il pallone adesso con Malugani, ancora Brambilla, lo scatto di Brambilla, riesce a vincere un rimpallo, zona tiro murato, poi prova ad andarsene via Touré, di gran carriera, entra nella metà campo avversaria, vediamo che riesce a resistere a due cariche, poi va a proteggere il pallone in maniera fallosa, protesta, contrattacco adesso del Cortabio con Pali, l'intervento di David tra gli applausi dei sostenitori del PLK per allontanare il pallone, sempre attento a Davide che in questo caso di testa riesce ad allontanare il pallone, prova a far ripartire Touré che poi effettua un lancio dietro per Malang, dalla parte opposta poi è Paroli che calcia il pallone fuori, ma la rimessa laterale sarà in favore del Pialacà. Tutto questo al minuto numero 13 nel corso del primo tempo sul parziale di 1-1. Il contrattacco adesso del Cortabio con Brambilla, vince un paio di rimpalli, poi il Ruotolo riesce a rubar palla, Brambilla retrocede su di lui in maniera però fallosa, quindi altra interruzione del gioco e il calcio di punizione decretato in favore della squadra in maglia arancione. Tutto questo quando manca meno di un minuto alla fine del primo tempo, il parziale di 1-1, il tiro rete, ha segnato il Pianlacà con Mattia Arrigoni, ma c'è stato un erroraccio da parte del portiere Marongiu che evidentemente stava pensando a qualcos'altro, quando è partita la conclusione non ha nemmeno visto partire il pallone, tant'è che si è insaccato a rasoterra nella porta del Cortabio e il Pialacà sta conducendo per 2-1. Vediamo anche un'ammonizione, evidentemente per proteste, è stato ammonito Paroli, deve aver detto qualcosa di troppo al direttore di gara che ha estratto il cartellino giallo, quindi 2-1 in favore del Pialacà. Riparte il Cortabio con Pali, avanza Pali, scambia con Melesi, poi c'è l'intervento di Pali ancora, vediamo la rimessa laterale per chi sarà in per la formazione in maglia arancione, in effetti è così, Malang in possesso di palla, sbaglia il contrattacco adesso del Cortabio che ha spazio con Brambilla, le finte di Brambilla, fermato dall'intervento di David, intanto viene decretato un minuto di recupero. Martini, domenica sera. Abbiamo superato quindi il tempo, il quindicesimo, vediamo che intanto c'è una scorrettezza, battuta male, rimessa da parte del Cortabio, quindi controfallo e sfera che viene riconsegnata al Pialacà con David. Una rimessa laterale battuta in avanti, poi c'è lo stacco di testa di Melesi, ancora David, il passaggio in avanti in direzione di Touré,
la spinta ai danni di Paroli, l'arbitro arresta il gioco e comanda il calcio di punizione in favore del Cortabio. Avanza Merisi, cerchio di centrocampo, scambia con Brambilla, pallone giocato adesso da Malugani, poi Touré riesce a rubar palla, poi c'è l'intervento di Paroli che spazza via, rimessa in gioco comunque in favore del Pianaca con Marchionni, che nel frattempo ha fatto il suo esordio in campo al posto di Mattia Arrigoni. Adesso viene fischiato un fallo a Ruotolo, proprio quando l'arbitro decreta la fine dell'ostilità per quanto riguarda la prima frazione di gioco. Si va quindi al riposo con il parziale di Pianlaca 2, Cortabio 1, doppietta da parte di Mattia Arrigoni per quanto riguarda il Pianlaca, mentre per quanto riguarda il Cortabio il pareggio provvisorio da parte di Medici. Adesso il portiere Marongio va a rimediare un cartellino giallo perché evidentemente ha alzato un po' troppo il tono delle proteste, e concordiamo con il direttore di gara perché non si può mandarlo platealmente a quel paese. Adesso ci prendiamo una pausa e poi racconteremo il secondo tempo, tra poco. E qual è la nostra di una sera? Frazioni di mondo, c'ero quando non c'è live. Io sono già in live. Bene, ricomincia il secondo tempo della partita, si gioca appunto tra Pianlaca e Vialone. Intanto c'è stato il cambio di portiere, fuori Marongio che ha rimediato un cartellino giallo alla fine del primo tempo, dentro Ivan Caverio in porta. Fischia il direttore di gara un calcio di punizione in favore del Cortabio, intanto sullo sfondo ancora Lampi e tanto Grigiore. Pallone giocato adesso dalla formazione del Cortabio con il portiere Ivan Caverio che controlla la sfera, poi effettua un lungo rilancio con i piedi, il colpo di testa che viene effettuato da Malagno, poi il passaggio per Ruotolo che va a commettere ancora un fallo, quindi gioco interrotto, calcio di punizione in favore della squadra in maglia azzurra. Quindi per quanto riguarda un paragone delle maglie, il Cortabio si può paragonare al San Marino, è un Camerun un po' sbiadito invece. Bravo Lucio! Il Pianlaca, intanto c'è la parata da parte del portiere Canepari, intanto che stavamo divagando. Dicevo, la maglia del Pianlaca assomiglia un po' a quella del Camerun di Italia 90 con appunto i calzettoni gialli, i pantaloni verdi e la maglia che era rossa dei leoni indomabili africani. Ci sta comunque tutto questo, calcio d'angolo battuto adesso dal Cortabio, una mischia, il pallone termina poi fuori. Dicevo che giustamente avendo dei giocatori africani il Pianlaca in campo sta giocando con una casacca che assomiglia in parte a quella del Camerun. La rimessa laterale battuta da David, lancio in avanti in direzione di Touré, viene fermato dall'intervento di Medici che poi prova l'azione personale andando via sulla corsia di sinistra, poi scambia il pallone con Malugani, fermato, palla raccolta da Paroli, il colpo di testa di Medici, adesso è Brambilla che forse effettua un tocco con le mani, tutto regolare per il direttore di gara che poi ravvisa una scorrettezza da parte di Touré che viene anche ammonito, quindi ammonito Touré nelle file del Pianlaca che anche in questo caso ha evidentemente protestato un po' troppo. C'è stato il tocco con il braccio, non è stato d'accordo il giocatore africano che ha protestato con il direttore di gara, il quale non ha fatto altro che ammonirlo. Quindi tutto questo quando siamo quasi al minuto numero 3 nel corso del primo tempo, con il parziale di 2-1 in favore del Pianlaca. Ancora Medici, calcio di punizione, tiro e poi c'è questa volta il salvataggio a ridosso della linea di porta, poi non riesce la formazione in maglia azzurra a concretizzare questa azione da palla inattiva. Ci prova adesso Malugani, ci prova adesso Brambilla, la rimessa laterale per il Cortabio con Pali,
La palla in area, esce il portiere Canepari che, rischiando un po', riesce comunque ad allontanare il pallone. Vediamo che nel frattempo è rimasto a terra un giocatore del Cortabio nell'area del Pianacà. Evidentemente si tratta di Paroli, che si era portato in avanti. Azione un po' confusa, poi c'è stata l'uscita del portiere che in più tempi è riuscito ad allontanare il pallone. Si riprende, si rialza Paroli, quindi la partita può riprendere con il pallone che verrà rimesso in gioco dal Pianlacà con la rimessa laterale. Battuta in questo istante, poi prova adesso Malang l'accelerazione, il passaggio per Ruotolo, avanza Ruotolo, l'apertura per Marchionni, a spazio, potrebbe tirare, poi il passaggio è per Malang che alza un pallone campanile, poi Pali a caccia della sfera, palla fuori e rimessa laterale in favore della squadra in maglia arancione, che sta conducendo per 2-1 il pallone giocato sempre dal Pianlacà. C'è poi la girata di testa che viene effettuata da Malang e niente di fatto. Dalla parte opposta vediamo Malugani a caccia del pallone, palla che termina fuori, rimessa laterale in favore del Pianlacà. Sarà Davide della propria linea difensiva a rimettere il pallone in gioco. C'è il colpo di testa di Pali e poi l'uscita del portiere Canepari che fa sua alla sfera, effettua il calcio di rinvio, il colpo di testa di Paroli in allontanamento, recupera il pallone il Pianlacà con la rimessa laterale che viene affidata a Marchionni, battuto in questo istante, scambia con Touré, il passaggio è per Malang, lotta con Pali, poi Ruotolo, vediamo, viene fermato dall'intervento di Pali che riesce ad andarsene, azione spettacolare. Ricordiamo Pali, giocatore di origine kosovare nelle file del Cortabio, quindi anche un po' di qualche numero spettacolare che andiamo a registrare. Poi l'intervento di Mele si fa ripartire il Cortabio con Brambilla, avanza Brambilla, vediamo poi l'uscita del portiere Canepari che esce con i piedi allontanando il pallone e concedendo comunque la rimessa laterale in favore del Cortabio. Rimessa in gioco che viene battuta in questo istante, palla giocata dal Cortabio sempre con Brambilla, scambia con, o quantomeno tenta di farlo con Paroli, non riesce a tenere in campo il pallone, guadagna il calcio d'angolo comunque il Cortabio, Pali manca la girata, il pallone termina fuori. Sesto minuto di gioco nel corso della ripresa, Pianlacà 2, Cortabio 1. Vediamo come si sviluppa questa azione del Pianlacà con la rimessa battuta in questo istante. Fa buona guardia alla retroguardia del Cortabio, dove nel frattempo è entrato Curti, che anche in questo caso riesce a favorire l'uscita del portiere Ivan Caverio. Pallone già in avanti per Melesi. Vediamo, chiudono i giocatori del Pianlacà su di lui, poi l'intervento pulito di Davide in copertura difensiva. Adesso il contrattacco con Touré, riesce a vincere un rimpallo Touré, poi va alla conclusione, attraversa tutto lo specchio della porta per spegnersi a ridosso della bandierina del calcio d'angolo. Nessuno ha seguito questa azione sulla corsia di sinistra e quindi il Cortabio è riuscito a neutralizzare. Anche in questo caso uscita del portiere Ivan Caverio che effettua una lunga ribattuta, poi c'è Ruotolo che effettua un colpo di testa, ma è sempre il Cortabio che raccoglie la sfera con Brambilla, lato corto dell'area, la conclusione, il colpo di testa di Davide, Pali a caccia del pallone, sta lottando con Touré, non è uscita la sfera, Curti adesso per il Cortabio, il lancio in avanti, poi Ruotolo riesce a servire Malang, poi fermato dall'intervento di Medesi, lotta nei due. Il calcio di punizione è in favore del Cortabio, battuto velocemente Pali, vediamo, e c'è il fallo adesso di David, entrata sulle gambe, quindi giusto anche in questo caso l'intervento del direttore di gara che ha ammonito il difensore del Pianlacà. Calcio di punizione che registriamo al minuto numero 8 nel corso del secondo tempo, Pianlacà 2, Cortabio 1, calcio di punizione per il Cortabio
che verrà evidentemente affidato anche a Melesi. Tanto anche in questa fase riusciamo ad avvalerci del monitor di servizio, molto prezioso anche questa sera il lavoro di Samuele Viganò per la regia e le riprese. Calcio di punizione affidato a Melesi, barriera 2 per quanto riguarda il Pianlacà. Si attende il fischio del direttore di gara che viene in questo istante, la rincorsa di Melesi, il tiro ribattuto dalla barriera, il pallone termina in fallo laterale. Rimessa in gioco in favore del Cortabio con la sfera che viene riprontamente messa in gioco dai giocatori in maglia azzurra, poi Pali guadagna una rimessa laterale, il pallone viene giocato in direzione di Brambilla, va al tiro, c'è una deviazione, anzi no, e si riprenderà con il rinvio da fondo campo. Hanno reclamato una deviazione in calcio d'angolo il giocatore del Cortabio, che non è stata ravvisata dal direttore di gara. E quindi il portiere Canepari va ad effettuare il rinvio, il colpo di testa di Paroli, situazione di 2-2, e quindi il contrattacco da parte del Cortabio con Pali, zona tiro, lo effettua, sbaglia per la mira, il pallone è terminato fuori. Sarà adesso il Pianlacà a rimettere il pallone in gioco, quindi fasi molto delicate della partita, 9 minuti di gioco, il colpo di testa di Paroli, poi il colpo di testa adesso di Melesi, David allontana e quindi può contrattaccare adesso il Pianlacà, che va a guadagnare un calcio di punizione. C'è stato uno scontro tra Paroli e Malango. Il calcio di punizione ci è parso netto perché l'intervento è stato scorretto, ma del difensore del Cortabio, perché Malan ha cercato l'azione offensiva, ha cercato la ripartenza, ha cercato la ripartenza ed è stato fermato in maniera fallosa. Anche sul monitor di servizio abbiamo potuto rivedere tranquillamente quello che è accaduto e ci sono anche dei cori di schermo da parte dei sostenitori del Pianlacà nei confronti del giocatore del Cortabio, che evidentemente ha avuto anche una caduta un po' da tuffatore. Calcio di punizione affidato a Touré, poi l'ha ribattuto da parte della barriera del Cortabio, poi David spazza via il pallone, sfera recuperata dal Cortabio che riparte con Curti, un lancio in avanti a cercare Brambilla, il suo colpo di testa poi è per Paroli e poi è per Melesi, la sfera allontanata, il contrattacco adesso con Touré, numeri da acrobati adesso con palloni che vengono alzati con il tacco, e il Cortabio adesso con Melesi perde il pallone, il contrattacco adesso con Malanga, avanza il tiro ribattuto, ancora Malanga, vediamo poi il ruolo con Zappi, l'effettua, ha segnato il ruotolo e quindi esultano adesso i scivolato però, sostenitori del Pianlacà, come potrete sentire in sottofondo, posizionati davanti, qui alla mia sinistra davanti, c'è la rete davanti del 3-1 che è stata realizzata da Ruotolo, quindi Pianlacà 3 Cortabio 1, tutto questo quando siamo al minuto numero 11. Adesso si riparte con il tiro di Melesi e la parata da parte del portiere Canepari, che si distende con i pugni e alza il pallone in calcio d'angolo. Tiro dalla bandierina in favore del Cortabio, pallone al centro, allontana Davide di testa e poi palla allontanata da Malanga dalla parte opposta, c'è spazio adesso per Touré che però scivola e la sfera termina fuori, la rimessa in gioco di Curti in direzione di Pali e quindi può avanzare il Cortabio adesso con Melesi, 12esimo, parte il tiro, ribatte Davide, poi la palla carambola su Ruotolo, pallone che viene sparacchiato in avanti, il passaggio è in avanti, intanto sta ricominciando a piovere evidentemente, vediamo qualche goccia di troppo che sta iniziando adesso a cadere. Adesso fuori Malang e in campo De Piant, evidentemente per rinforzare la linea difensiva. Sta adesso purtroppo cominciando a piovere e quindi parecchi spettatori sono costretti a lasciare la parte opposta rispetto alla nostra. 3-1 il parziale per il Pianlacà. Il Cortabio adesso deve cercare di portarsi in avanti, deve cercare di reagire. Adesso si sta giocando sotto un autentico diluvio.
pallone giocato al centro e Cortabi che guadagna il calcio d'angolo, segnalato prontamente anche da parte dell'assistente dell'arbitro. Vediamo il tiro di Pali, la ribattuta e poi la palla recuperata da Curti, ancora ribattuta da parte di Touré, ma ci sarà la rimessa laterale in favore del Cortabi, il colpo di testa di Melesi, poi vediamo una palla pericolosamente vagare in area, allontanata, e la rimessa laterale sarà in favore del Pianlacà. Altro giro di lancette, un minuto e mezzo alla fine della partita, poi vedremo se ci sarà del recupero oppure no. Adesso la conclusione che viene effettuata da Brambilla dalla distanza, tiro che va a sfiorare il palo e palla che termina fuori. Lucio va adesso De Pianto ad effettuare il calcio di rinvio, intanto fuori anche Touré e dentro Mel, è entrato Arrigoni in attacco, sale adesso il Cortabi in avanti con Melesi, viene contrastato, poi c'è Marchionne che allontana il pallone, subisce anche un fallo tra le urla dei sostenitori del Pianlacà che invocavano un provvedimento disciplinare nei confronti del giocatore del Cortabi. Adesso il calcio di punizione affidato a David, il lungo lancio in avanti, poi vediamo il tentativo di ruota, il pallone che termina sul fondo, 30 secondi alla fine del tempo regolamentare, Pianlacà 3, Cortabio 1, ultime cartucce giocate dal Cortabio con il tentativo di Melesi, adesso poi un rimpallo, il pallone termina in calcio d'angolo e quindi consultazione del cronometro. Sta scadendo in questo momento il tempo regolamentare, il portiere Canepari riesce ad allontanare il pallone, poi ancora il Cortabio, la conclusione di portiere Canepari, vediamo che viene assegnato un minuto di recupero e quindi seguiamo gli sviluppi di questo recupero, la conclusione che viene effettuata da Pali che però non riesce a centrare la porta del Pianlacà, si sta giocando sotto il temporale, adesso autentiche intemperie con anche fulmini che vediamo cadere a poca distanza da qui, quindi tipico temporale estivo che speriamo non rovini questa edizione della Supercoppa Valsassinese. Il contrattacco da parte del Pianlacà, poi il Cortabi ancora in possesso di palla con Brambilla, vince un paio di rimpalli, zona tiro e poi c'è la rete, Brambilla 3-2, ha segnato Brambilla ma mancano 10 secondi alla fine di questa partita, registriamo quindi la rete di Andrea Brambilla. Adesso il pallone verrà riposizionato all'altezza del cerchio di centrocampo e poi evidentemente ci sarà il fischio del direttore di gara, la parata del portiere Caverio, vediamo forse qualche secondo ancora, se n'è andato il recupero, finisce adesso la partita che il Pianlacà vince per 3-2 nei confronti del Cortabio. Cortabio che però dovrà giocare ancora una partita, sotto il diluvio si giocherà e quindi anche noi poi dovremo cambiare la modalità del commento evidentemente, quindi ribadiamo il finale della seconda partita, Pianlacà 3 Cortabio 2, ci sentiamo tra poco per il racconto di Vialone Cortabio, a tra poco. Bene, allora inizia la terza partita della serata con la pioggia che praticamente renderà difficile anche il controllo del pallone. Tutto si affrontano Vialone e Cortabio. Il calcio di punizione in favore del Cortabio, battuto da Pali in direzione di Paroli. Parte il tiro che termina abbondantemente fuori dal rettangolo di gioco. Quindi partita decisiva per assegnare la Supercoppa Valsassinese. Adesso il Vialone riparte dalla propria linea difensiva, i giocatori dovranno lottare contro un avversario in più che è la pioggia. Calcio di punizione ora in favore del Cortabio in maglia azzurra e pantaloncini neri, per quanto riguarda invece il Vialone completo giallo. La ripartenza del Cortabio con Melesi in possesso del pallone, riesce a vincere un paio di rimpalli, poi il passaggio in direzione di Paroli, ancora Melesi, la palla termina fuori e la rimessa laterale sarà per la formazione in maglia azzurra che può pertanto sfruttare un tema offensivo.
Siamo nel primo minuto di gioco, 0-0 ovviamente il parziale. Pallone in avanti per il Cortabio con Curti, parte un tiro, poi colpo di testa che viene effettuato dai giocatori del Cortabio e quindi un giocatore si è inserito da dietro, esattamente dell'era Mattia. Il pallone terminato però fuori dal rettangolo di gioco. Ovviamente ci sarà da lottare contro il maltempo. Vediamo che si è fatto male intanto Pali, che sarà costretto a uscire dal rettangolo di gioco e quindi rientra in campo Malugani. Rimessa laterale che viene battuta dai giocatori del Vialone, che restituiscono la palla al Cortabio che riparte con Curti. Cortabio che manovra il pallone nella propria difesa. Adesso è Paroli in possesso di palla. Vediamo che prova l'azione, un po' di confusione all'altezza del cerchio di centrocampo perché bisogna lottare anche con Pozzanco. E adesso è Malugani che subisce un fallo. Aumenta ancora l'intensità della pioggia, quindi stiamo trasmettendo la partita in condizioni un po' abbastanza proibitive. Rimessa laterale che viene battuta ridosso dalla nostra postazione microfonica dai giocatori del Cortabio, poi è Curti che effettua il passaggio per Melesi. Avanza Melesi, c'è la svirgolata adesso di Malugani e poi ecco vediamo l'uscita da parte del portiere del Vialone, Cirese, che riesce ad allontanare. Adesso c'è forse una trattenuta all'altezza del cerchio di centrocampo, ma sono i giocatori del Vialone ad andare in avanti. Attenzione, c'è una Pozzanghera che rallenta il pallone e poi il Cortabio prova a distendersi, ma ancora Vialone a recuperare il pallone. C'è un po' di confusione da una parte e dall'altra con le Pozzanghere che evidentemente creano problemi sia di qua che di là. Riparte il Cortabio con Dell'Era, lo scambio con Malugani che alza un pallone campanile, la palla è fuori e la rimessa laterale sarà per il Vialone adesso con Marcis, è pronto per battere questa rimessa laterale, pallone che termina fuori. Ci sarà ancora una rimessa laterale per la formazione del Vialone con Buzzoni che recupera il pallone, poi il pallone termina la sua corsa fuori dal rettangolo di gioco e quindi ci sarà la rimessa con il portiere Marongiu che tocca corto in direzione di Curti. Intanto diminuisce l'intensità della pioggia, ma comunque ci sono diverse pozzanghere che creano parecchi problemi da una parte e dall'altra, soprattutto per quanto riguarda il controllo del pallone. Pallone che termina fuori nella metà campo del Cortabio e quindi Paroli guadagna una rimessa laterale. Uno dietro. Inviti i propri compagni ad avvicinarsi e poi la difesa del Vialone riesce a spazzare. Sono i giocatori in maglia gialla ad allontanare il pallone, ma dalla parte opposta ancora il Cortabio ci prova con Malugani. Poi c'è una svirgolata all'altezza del cerchio centrale del campo. Vediamo, Dell'Era riesce ad andarsene via e poi il pallone termina fuori per la rimessa laterale che verrà battuta dalla formazione in maglia gialla. Vediamo il pallone che viene giocato adesso dalla squadra in maglia gialla. Intanto diminuisce l'intensità della pioggia. Il pallone è terminato in calcio d'angolo, sempre quindi Cortabio a fare la partita con il calcio d'angolo che viene affidato a Melesi. Sempre Melesi in possesso di palla, il pallone al centro, rimpallato di rete. Rete che viene effettuata in questo istante da Malugani. Quindi Malugani porta in vantaggio il Cortabio. Esattamente al quinto minuto Andrea Malugani, quindi rete molto importante. Poi ovviamente se tutte le squadre arriveranno a parità di punti ci sarà il discorso della differenza reti,
siamo già dalla parte opposta con il pallone che è terminato fuori, quindi Cortabio che sta conducendo per una rete a zero sul Vialone. Tutto questo quando siamo giunti al sesto minuto di gioco nel corso del primo tempo. Curti a spazzare il pallone, prova adesso a Malugani, l'azione spettacolare, ma il portiere Ciresa del Vialone riesce a recuperare il pallone. Poi c'è il colpo di testa adesso di Paroli, che concede comunque la rimessa in gioco in favore della squadra in maglia gialla, che rimetterà il pallone in gioco sul settore destro del campo, cosa che avviene in questo istante con il pallone giocato in direzione di Buzzone. Poi non si intende con i propri compagni, Cortabio ancora in possesso del pallone con la sfera che viene adesso manovrata dai giocatori in maglia azzurra con Melisi che recupera il pallone. Lotta sul filo del fallo laterale, poi il retropassaggio per Paroli che scambia con Curti, entra nel cerchio centrale del campo, poi va a rubar palla il Vialone, si distende adesso con Buzzoni, vediamo che lotta con Paroli, il pallone non esce, viene spazzato via, dalla parte opposta c'è la parata da parte del portiere Ciresa Riccardo che blocca il pallone, poi effettua il rinvio con le braccia in avanti a cercare il proprio compagno Parisi. Parisi perde il pallone, poi lo recupera, zona tiro, potrebbe effettuare anche la conclusione, il passaggio per Buzzoni che va alla conclusione mandando il pallone fuori dal rettangolo di gioco. Vediamo adesso il Cortabio che riparte con Curti, il lungo rinvio in avanti in direzione di Malugani, riesce a vincere un paio di rimpalli, resiste delle cariche, poi il passaggio all'indietro per Paroli, poi il colpo di testa in allontanamento da parte dei giocatori in maglia gialla, la rimessa laterale battuta adesso dal Cortabio con Dell'Era che recupera il pallone, scambia con Paroli, un lancio in avanti per nessuno, però vediamo Melisi che cerca di conquistare il pallone, lo recupera però Paroli che scambia ancora con Melisi, zona tiro, lo effettua ma la mira è sbagliata e il pallone termina fuori. Ottavo minuto di gioco nel corso del primo tempo, il punteggio vede avanti il Cortabio per una rete a zero sul Vialone, decide la rete messa a segno da Andrea Malugani e adesso dalla parte opposta Melisi sempre per il Cortabio, avanza, vediamo che perde il pallone, il contrattacco adesso da parte del Vialone, vediamo Parisi e poi c'è una deviazione in calcio d'angolo da parte di Curti che riesce a neutralizzare per il momento questo tentativo offensivo. Seguiamo gli sviluppi del tiro dalla bandierina in favore della squadra in maglia gialla che ricordiamo ha vinto il primo incontro e quindi con il pareggio si aggiudicherebbe la coppa. Adesso c'è l'uscita del portiere Marongio che allontana il pallone e poi riesce a riconquistare la sfera grazie anche all'aiuto dei compagni, il rinvio con le mani del portiere del Cortabio a cercare Dell'Era, lotta con Marcis, poi Melisi e la battuta dalla distanza con il pallone che viene ribattuto dal portiere appunto in calcio d'angolo, quindi tiro dalla bandierina in favore della squadra in maglia azzurra, Melisi al centro, poi cerca la deviazione Dell'Era che non riesce, la palla non è uscita e quindi Paroli può recuperarla, vincere un rimpallo, andare al tiro, ma la conclusione è a fondo. Vediamo che se è rimasto infortunato anche Paroli, poi va adesso al rinvio il portiere Ciresa del uno dei due dietro Vialone che adesso attacca, attacco che viene portato in avanti, poi c'è il tentativo di Dell'Era di allontanare il pallone, ci riesce concedendo comunque la rimessa laterale in favore della squadra in maglia gialla che va a battere adesso con Ferrari. Ferrari mette il pallone al centro, non però riesce a raggiungerlo Parisi e quindi Cortabio che rientra in possesso di palla, pallone giocato all'indietro, poi Melisi perde la sfera, palla fuori, la rimessa per la formazione in maglia gialla già battuta, vediamo Buzzoni che prova il tiro, sbaglia il contrattacco del Cortabio con Melisi, la corsa di Melisi e poi il pallone termina a fondo campo, quindi Cortabio 1, Vialone 0, tutto questo quando siamo quasi al minuto numero 11 nel corso del primo tempo. Riparte il Vialone dalla propria linea di difesa, riconquista il pallone con Ferrari, va al tiro, ribattuto
ancora Vialone, poi ancora una miss, una ribattuta e ancora il pallone che viene rimesso in gioco della squadra in maglia gialla, che riparte con Buzzoni, un lancio in avanti in direzione di Ferrari, lascia partire una conclusione che però non trova il bersaglio, non trova lo specchio della porta. Adesso il pallone viene lanciato in avanti dal cortabio con Malugani, ma c'è la ripartenza del Vialone con Baruffaldi, il pallone in avanti, attenzione, c'è il guizzo cercato da Parisi che non trova la deviazione vincente, anche perché c'è una pozzanghera abbastanza vistosa nell'area di rigore del cortabio che rende praticamente molto difficoltoso il controllo del pallone. Palla che termina fuori, la rimessa laterale per la squadra in maglia azzurra che riparte dalla propria linea difensiva. Diamo spesso anche un'occhiata al cronometro, dodicesimo nel corso del primo tempo, il punteggio vede avanti il cortabio per 1-0. Intanto è molto difficile giocare qui perché ovviamente con queste pozzanghere è anche difficile controllare il pallone. Calcio di punizione in favore della squadra in maglia gialla che viene battuto in questo istante, il pallone è in avanti ma termina a fondo campo. E quindi la ripartenza adesso del cortabio con Curti, cerca di scambiare con Paroli e riesce a tenere il pallone in campo grazie anche a una pozzanghera. Il pallone non esce, è buona, vediamo Dell'Era guadagnare la rimessa laterale, anzi no, perché l'ultima deviazione è stata sua, quindi Marcis per le riprese del gioco. L'attacco adesso del cortabio con Malugani che deve difendere il pallone, cerca un compagno libero, lo appoggia al centro per Nisi, vediamo che la sfera esce questa volta dal rettangolo di gioco. E la corsia laterale vicino alla nostra postazione è tutta inzuppata d'acqua, diversi centimetri d'acqua che rendono anche impossibile controllare il pallone. Va Marcis a battere la sfera, il pallone giocato davanti per il compagno Ferrari, poi palla che viene messa fuori, vediamo, non alza la bandiera del direttore di gara, evidentemente tutto il pallone non è uscito dal rettangolo di gioco. Vediamo recuperare la palla il Vialone, situazione di 2-2. Vediamo Parisi riuscire a vincere un rimpallo al lato corto dell'area e guadagna un calcio di punizione quando manca poco più di un minuto alla fine del primo tempo, con la squadra in maglia azzurra avanti per 1-0, decide la rete, messo a segno da Andrea Malugani. Il calcio di punizione in favore del Vialone con Buzzoni pronto sul punto di battuta. E vedremo come il cortabio si difenderà predisponendo appunto la barriera. Intanto qui è molto utile anche il monitor di servizio. Parte Parisi, sbaglia con il pallone che termina abbondantemente a lato. Tutto questo quando fischia la fine il direttore di gara, si va pertanto al riposo con il seguente parziale. Cortabio 1, Vialone 0, decide la rete messa a segno da Andrea Malugani. Ci prendiamo una pausa e poi racconteremo il secondo tempo. Duro! Bene, riprendiamo la diretta della partita. Attenzione! Errore in fase difensiva del Vialone e per poco Malugani non riesce ad approfittarne. Tutto questo dopo pochissimi secondi. Vediamo, ci sono stati dei cambi, sì, perché è entrato Pali nel cortabio, una conclusione adesso ancora del Vialone, si lotta su ogni pallone anche se si gioca in condizioni abbastanza, diciamo, negative, proibitive direi, perché con tutte queste pozzanghere che insistono da una parte all'altra del terreno di gioco. La ripartenza adesso che viene effettuata dal Vialone con Malugani, caccia del pallone, l'apertura al centro sbagliata, poi c'è la pozzanghera, esce il portiere ad allontanare, forte vuoto di rete, Nesi, il raddoppio, e Mattia Melesi che raddoppia dopo un minuto di gioco. Nel corso della ripresa cambia il punteggio, adesso il parziale è cortabile 2, Vialone 0.
palla che adesso viene rimessa al centro e quindi sarà il Vialone a ripartire. Come ripeto, si sta giocando sotto un autentico acquazzone questo incontro. Le prime due partite sono state giocate sotto qualche goccia d'acqua e comunque in condizioni migliori e idonee di quelle di adesso. Adesso siamo esattamente al secondo minuto di gioco nel corso della ripresa. Cortabio 2, Vialone 0. Va adesso Malugano a terra. Vediamo poi l'uscita del portiere cinese che riesce a conquistare il pallone. Palla che viene lanciata in avanti, poi un rimpallo. Melesi. L'attacco con Dell'Era, vediamo il Cortabio imperversare nella metà campo del Vialone. C'è il portiere cinese che spazza via, pallone recuperato da Melesi che lotta all'altezza del centro centrale, va alla conclusione e stava per guadagnare un calcio d'angolo, poi si è salvato il portiere del Vialone e quindi squadra in maglia gialla che riparte, ma deve velocizzare un po' il gioco se vuole quantomeno rientrare in partita. Palla che termina fuori, adesso la rimessa in gioco sarà in favore della squadra in maglia gialla. C'è il controfallo, vediamo che la rimessa in gioco invece viene decretata in favore del Cortabio con Pali pronto per battere. Lunga rimessa in avanti a cercare Dell'Era in due su di lui. Vediamo che subisce anche fallo, quindi il calcio di punizione sarà per la formazione in maglia azzurra e Melesi che andrà a battere il calcio di punizione e poi ci sarà ovviamente il direttore di gara che andrà a fare arretrare la barriera a distanza regolamentare. Tanto anche noi stiamo trasmettendo in condizioni proibitive perché stiamo trasmettendo sotto il diluvio anche qui in postazione. Il temporale lascia il segno, va Melesi a battere il calcio di punizione, ribattuto, poi una conclusione della distanza di Paroli, poi il contrattacco da parte del Vialone ora. Vediamo orchestrato dalla linea di metacampo con questo tentativo con Ciresa, poi il pallone termina in calcio d'angolo, quindi tiro dalla bandierina in favore della squadra in maglia gialla. Vedremo chi batte il calcio d'angolo. Si tratta di Di Salvo, batte Di Salvo e poi la conclusione che viene effettuata da Ciresa e pallone che termina fuori. Quarto minuto di gioco nel corso della ripresa, Cortabio 2, Vialone 0, Vialone che aveva vinto la prima partita contro il Pian La Cap. Se poi tutte le squadre termineranno a quota 3 punti, ovviamente ci sarà il discorso della differenza reti. Pallone giocato adesso da Ciresa per il Vialone, perde il pallone. Vediamo adesso questo tentativo portato in avanti da Marcis, azione in velocità e poi la parata da parte del portiere Caveria che riesce a conquistare il pallone. Dalla parte opposta ancora un'azione d'attacco che viene effettuata dal Cortabio, l'arbitro ha interrotto il gioco e ha comandato il calcio di punizione in favore del Vialone che riparte adesso con Marcis, l'apertura per Baruffaldi che poi manda il pallone fuori, quindi sempre 2-0 in favore del Cortabio. Va il portiere Ivan Caveri ad effettuare il calcio di rinvio, cosa che avviene in questo istante. Lungo rilancio in avanti a cercare Dell'Era, poi la ripartenza del Vialone che viene effettuata adesso da Ciresa, prova ad accelerare, zona tiro murato da Dell'Era e rimessa laterale per la formazione in maglia gialla con Marcis che la batte, poi c'è il fallo su Ciresa, l'arbitro ferma il gioco e comanda il calcio di punizione in favore della formazione in maglia gialla. Tutto da rifare perché il gioco è ripreso senza il permesso del direttore di gara e quindi tutto deve essere rifatto appunto. Calcio di punizione per la formazione in maglia gialla e Ciresa pronto sul punto di battuta. La barriera del Cortabio composta da due giocatori.
attendiamo il fischio del direttore di gara, vediamo che però c'è un cambio, esce Ciresa ed entra Buzzoni che batte anche il calcio di punizione, la battuta, la ribattuta a sua volta del portiere Caverio, Vialone che rimane in attacco, vediamo Di Salvo a caccia del pallone, palla che termina fuori, la rimessa laterale sempre in favore del Vialone, pallone allontanato da Pali, dalla parte opposta vediamo Malugani rincorrere il pallone, riesce comunque il Cortabio di estendersi, situazione di contropiede, poi c'è l'intervento da parte dell'Ero, ma il pallone termina fuori dal rettangolo di gioco. C'è stata forse una deviazione, vediamo sul monitor di servizio. La toccata lui, Marcis. È anche difficile vedere perché appunto ci sono anche le pozzanghere, evidentemente non è chiaro di chi è stato l'ultimo tocco. Quindi il calcio d'angolo in favore della squadra in maglia azzurra che viene battuto da Pali, lunetta di sinistra, pallone al centro, ribattuta la palla dalla parte del Vialone, poi Paroli con la scaraventa in avanti, situazione, adesso B, 3 contro 1, fermata perché c'è un intervento falloso. Fallo all'altezza del cerchio centrale del campo, i giocatori del Cortabio stavano andando, però l'arbitro ha interrotto il gioco, quindi non è stata concessa la regola del vantaggio. Calcio di punizione affidato a Medisi, tutto questo al minuto numero 8 nel corso della ripresa, Cortabio 2-0, la rincorsa di Medisi, poi lo scambio con Pali, zona tiro e la parata da parte del portiere Riccardo Ciresa che ha già fatto ripartire i suoi, il pallone giocato in avanti dal Vialone ma Paroli allontana dalla parte opposta e quindi il portiere Ciresa controlla il pallone fuori aria, però se non gioca la palla, pallone battuto, vediamo da Malugani e azione clamorosa sbagliata dal Cortabio con Andrea Malugani che ha commesso veramente un errore incredibile, ma l'errore è stato commesso anche dal portiere Ciresa che aveva parato, ma tutto questo fuori dall'area di rigore, abbastanza anche in maniera vistosa perché da un metro. Vialone che ci pare un po' in confusione ora nei tentativi di costruire delle manovre offensive e poi cambio adesso nel Vialone, vediamo in campo è rientrato Furti al posto di Dell'Era, pallone rincorso da Di Salvo, la sfera termina fuori, la rimessa laterale è per la formazione in maglia gialla, ancora Di Salvo in possesso del pallone, palla allontanata da Furti, poi c'è il contrattacco con Malugani, avanza Malugani, vediamo che se ne va, il tiro ribattuto dai difensori del Vialone che adesso provano il contrattacco con Di Salvo per Ciresa, a vuoto Malugani, ancora Ciresa, le finte, poi c'è l'intervento in difesa di Pali che allontana, poi ancora Ciresa, batti e ribatti, palla che termina fuori, la rimessa laterale sarà in favore della formazione in maglia azzurra. Adesso siamo quasi al minuto numero 10, quindi 5 minuti alla fine, 2-0 del Cortabio sul Vialone e per quanto riguarda la differenza reti con questo successo dovremmo fare bene i conti, ma ci pare il Cortabio in vantaggio sulla differenza reti. Vediamo adesso ancora Medisi riconquistare il pallone, trova una conclusione assai improbabile dalla distanza con il pallone che termina fuori dal rettangolo di gioco. Su! Qua. Si riprende ora con il pallone per la formazione in maglia azzurra sparacchiata in avanti il pallone da Curti, ma riconquista la palla il Vialone adesso con Baruffaldi. Avanza adesso Buzzoni, guadagna una rimessa laterale. Adesso velocemente Ciresa va a recuperare il pallone per battere velocemente un pallone scagliato verso l'area del Cortabio. Vediamo che però c'è un calcio d'angolo che dovrà essere battuto velocemente. Pallone al centro, attenzione! Incredibile errore sotto porta da parte di Di Salvo che a porta vuota non riesce a trovare la deviazione vincente.
e quindi si salva la formazione del Cortabio dal tentativo del Vialone che è stato sbagliato. Adesso c'è una pozzanghera che crea difficoltà al Cortabio, poi Paroli sborroglia la matassa mandando il pallone dalla parte opposta, il portiere Ciresa in avanti per Di Salvo mette giù il pallone contrastato da Paroli, si lotta tra pozzanghere e a centrocampo, vediamo il tentativo adesso di Ciresa, vince un rimpallo, vince un secondo rimpallo, poi murato da Malugani, il pallone giocato in avanti adesso da Buzzoni, la conclusione che termina a lato, quindi azione pericolosa da parte del Vialone che però non è riuscito a trovare la via della rete. Mancano 3 minuti più eventuale recupero alla conclusione di questa terza partita che il Cortabio sta conducendo per 2-0 nei confronti del Vialone. Calcio di rinvio affidato al portiere Ivan Caverio che guadagna altri secondi preziosi, poi prende la rincorsa, il pallone scagliato in avanti, vediamo c'è il colpo di testa all'indietro da parte di Baruffaldi che va a concedere un calcio d'angolo in favore del Cortabio, tutto questo quando mancano 2 minuti e mezzo alla fine e tiro dalla bandierina che verrà battuto dalla lunetta di sinistra del fronte offensivo della squadra in maglia azzurra che batte senza fretta. D'altronde è un risultato che favorisce la formazione del Cortabio, la conclusione c'è di Menesi sul fondo. Vediamo il tentativo adesso ancora da parte del Vialone che ha un paio di minuti per cercare di realizzare quantomeno una rete per mettere in discussione l'esito di questa partita, ma è costretto a ripartire dalla propria metà campo con Di Salvo che effettua un lancio per Baruffaldi, non riesce a raggiungere il pallone, meno di 2 minuti alla fine di questa partita, sempre Cortabio avanti per 2-0, la rimessa laterale viene battuta in questo istante da Curti, poi vediamo che il pallone termina fuori dal rettangolo di gioco, si perde tempo per recuperare il pallone e il Cortabio a rimanere in avanti, evidentemente ha guadagnato anche un calcio di punizione, ovviamente per quanto riguarda la differenza reti a questo momento avremo il Cortabio in situazione di vantaggio, calcio di punizione che viene battuto in questo istante, poi una mischia e Malugani non riesce a trovare la deviazione vincente in rete. 5 minuti. Manca 1 minuto alla fine della partita. 5 minuti, dai! Pallone recuperato da Melesi, zona tiro, vince un rimpallo, viene rimontato, la conclusione murato Melesi, vediamo che riconquista il pallone che non esce. E poi c'è una conclusione della distanza ancora che viene effettuata a Murato. Adesso c'è l'intervento di Paroli che tocca fuori il pallone. Dicevo, per quanto riguarda la differenza reti, il Vialone sarebbe a meno 1 e il Cortabio andrebbe a più 1. Manovra il pallone il Vialone, vediamo, c'è un intervento vuoto, il portiere Caverio controlla che la sfera termini fuori. 20 secondi più eventuale recupero alla fine di questa partita. E poi potrebbe essere il successo per la squadra in maglia azzurra che andrebbe a avere una migliore differenza reti. Pallone giocato dal Vialone ora in avanti che guadagna un calcio di punizione in una di quelle che potrebbe essere le ultime azioni. Battuto il calcio di punizione, il tiro ha segnato adesso Buzzoni. Ha segnato Buzzoni Alessandro la sua terza rete. Adesso il punteggio di 2-1. Finita, arbitro! E adesso questo è tutto molto bello perché potrebbe vincere addirittura il Pian Lacà. Fischia la fine il direttore di gara. E adesso dovremo vedere chi ha vinto. Se adesso noi perché abbiamo fatto 3 gol. Avete pazienza, faremo la classifica anche con la differenza reti e tutto. Allora tutte le squadre hanno 3 punti. Adesso faremo il conto in diretta per quanto riguarda la differenza reti, quindi il Cortabio in questa partita è riuscito a battere il Vialone per 2-1, quindi ricapitoliamo i risultati,
Vialone Pianlacà 2-1, Cortabio Pianlacà 2-3, Cortabio Vialone 2-1. Tutte le squadre hanno vinto una partita e ne hanno persa una, adesso è la differenza reti che entra in gioco e la facciamo. Allora il Pianlacà ne ha realizzate 4, ne ha subite 4, quindi è a quota 0. Vediamo adesso il Vialone. Allora il Vialone di reti ne ha fatte 3, subendone altrettante, quindi 3-3. E adesso entra in gioco il discorso del Cortabio. Allora, per quanto riguarda il Cortabio, 3 punti. Allora, le reti che sono state effettuate sono 4, le reti subite sono 4 e quindi il trofeo rimane a Barzio, perché è il Pianlacà che vince il trofeo, perché a parità di punti e di reti, quindi Pianlacà Cortabio vale il confronto diretto e quindi il Pianlacà ha vinto per 3-2 e si porta a casa la Supercoppa Valsassinese. Abbiamo vinto. A Barzio non si passa e quindi le squadre di Barzio sul proprio campo, ce l'ha fatto il Coldogno, ce l'ha fatto il Vercello, questa volta è il turno anche del Pianlacà. E quindi possiamo festeggiare anche con Malanghe questo successo e adesso andremo per la premiazione dalla parte opposta. Bello anche fare la classifica avulsa in diretta. E quindi da Samuele Viganò per l'assistenza tecnica, le regie e Marco Combi è tutto, andiamo in premiazione. Ok. Allora per Natale tirare la coppa di un po' di maroni. Terzo classificato in proprio. Uno degli introdio per il tiro alla coppa. Vabbè, Giulio, brava! Secondo classificato Cortabio. Uno di Cortabio che venga a ritirare la coppa. Via! Prima classificato Pianlacà.